Ciao amici, video fuori programma per farvi vedere quello che è successo ieri, domenica 23 agosto, qui nella mia città, il disastroso nubifragio. Allora, io ho deciso di fare questo video perché ho ricevuto tantissimi messaggi da parte vostra, messaggi privati su Facebook, e anche qui su YouTube sotto i video, in cui mi chiedevate se stavo bene, se cos'era successo, se avevo ricevuto danni. Io mi sono stupita perché non avendo la TV e non guardando i notiziari, non pensavo che il temporale fortissimo che c'è stato ieri avesse avuto un'eco nazionale. E invece l'avete visto tutti. E quindi adesso vi faccio vedere il filmato registrato stamattina, così potete vedere veramente quello che è successo. Tra l'altro, nella prima parte del filmato vedrete in tempo reale il nubifragio ripreso dal mio appartamento. Questo perché? Perché ieri pomeriggio, domenica, io volevo registrare un video così rilassante in cui guardo sfogliavamo insieme una rivista e parlavamo dell'arredamento autunnale, e invece all'improvviso è diventato tutto buio, ha iniziato a grandinare e quindi io ho sospeso il video e ho ripreso con il telefonino quello che stava accadendo, soprattutto i danni che ha fatto sul mio terrazzino, che è completamente le piante, le mie amate piante sono completamente distrutte, purtroppo. E ecco, quindi vi faccio vedere questo video per mostrarvi effettivamente i danni che sì, ci sono stati importanti. Non è vero quello che dicono i media, Verona in ginocchio e bla bla bla, le solite drammatizzazioni. Verona non è per niente in ginocchio saranno loro di fronte alla loro necessità di fare sempre audience e spaventare la gente. Qui dopo mezz'ora, un'ora, la gente era già in strada a spazzare i marciapiedi, togliere gli alberi, pulire i negozi e le abitazioni, e stamattina c'era tutto un fermento di persone che stavano lavorando per ripristinare la normalità. Le attività, i bar, i negozi erano aperti, la gente usciva normalmente e stamattina è vero che sono caduti più di 500 alberi sulle strade, ma i vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per liberare le strade. Infatti, stamattina si circolava tranquillamente. Quindi, vabbè, le solite esagerazioni, anche se, come vedrete, i danni ci sono stati purtroppo. Però ne abbiamo viste di peggio. Bombardamenti, occupazioni militari, alluvioni dell'Adige disastrose in passato, e poi insomma ci siamo sempre risollevati e sarà sicuramente così anche stavolta. Bene, vi lascio al video e vi ringrazio tantissimo per tutti i messaggi di affetto e solidarietà che mi avete mandato. Vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!
Domenica 23 agosto. Sto guardando le piante sul terrazzo che si muovono perché c'è un po' di vento. Vedete, c'è un po' di nuvolosità e sono previsti dei temporali. Amici, è successo un vero disastro, veramente un temporale fortissimo, guardate i chicchi di grandine, guardate. Vi ricordate le piante del mio balcone belle e rigogliose solo qualche ora fa? Ecco, guardate il basilico. Cioè, non ho parole. Ok, un temporale, però questo è stato veramente un nubifragio, una bufera. Vi giuro che ad un certo punto ho avuto veramente paura che spaccasse i vetri. Adesso, appena si scioglierà questa grandine, dovrò andare a intervenire sulle piante che sono completamente distrutte e salvare il salvabile, ma purtroppo, amici, quando fa molto caldo poi arrivano questi temporali fortissimi. Tra l'altro mi ha bucato anche la zanzariera che adesso dovrò riparare perché altrimenti entrano le zanzare. Guardate. Cioè, sono veramente disperata da un estremo all'altro, o 40 gradi oppure questo disastro. E non oso pensare quello che può aver fatto sugli alberi in città. Ad un certo punto c'erano delle raffiche di vento così forte che ho visto cose che volavano lungo la via, nell'aria, non so cosa fossero, tende, pezzi di finestre, non lo so. So solo che ad un certo punto ho aperto i vetri, ho lasciato che entrasse la grandine perché i chicchi di ghiaccio erano così grossi, tiravano delle botte così forti sui vetri che temevo spaccassero i vetri. Allucinante. Bene, poi scenderemo in strada e vedremo i danni. Guardate che disastro, amici, questa è la strada che facciamo sempre con la cagnolina. Guardate questo bel cipresso, ne ho visti una decina abbattuti. Guardate, questo qui è il cipresso che ci faceva sempre ombra quando passavamo di qua. Da qua non si passa. E quindi facciamo il giro dall'altra parte, qui sopra.
Ecco, anche questo bellissimo ulivo, tutto molto danneggiato. E qui guardate questa strada, non so se ve la ricordate, ma qui tutti i cipressi abbattuti. Qui dove il vento è stato più forte, tutti i cipressi abbattuti. Pazzesco. Guardate che disastro! Ecco, vedete quello che si vede lì dentro è il giardino lì del palazzo, un giardino pluricentenario, tutto rovinato, adesso è aperto in modo che la gente possa vedere i disastri che ha fatto quest'uragano. E guardate qui, guardate. Questa via, questo sentiero che porta su qui alle mura, che era uno dei miei preferiti, è totalmente distrutto. Non so se vi rendete conto del danno che ha fatto, un paesaggio completamente cambiato. Qui ci vorranno settimane per rimettere tutto al loro posto e speriamo che ripiantino questi alberi. No, ma guardate, amici, cioè io sono sconvolta, veramente, mi piange il cuore. Era bellissimo questo posto. E questo è il muro del giardino. Sembra un bombardamento. Sono veramente sconvolta, amici. Non vi ho neanche fatto vedere tutto perché tanto è tutto un disastro. Tutte le strade chiuse. Si sentono solo le motoseghe che tagliano gli alberi caduti, le sirene dei pompieri che vanno a intervenire perché si sono rotti impianti, sono staccati i fili della corrente, le tubature, c'erano anche quelli del servizio idrico perché ci sono stati degli allagamenti. Veramente allucinante, amici. Cioè, ci vorranno settimane per ristabilire l'ordine. E comunque non sarà più come era prima perché il paesaggio è stato semidistrutto in tantissimi punti e devo dire che questo, che è il mio, che è uno dei quartieri più belli,
è stato molto colpito, uno dei più colpiti. Io sinceramente oggi sono molto dispiaciuta. Volevo fare un video simpatico, carino, ma mi è passata la voglia.